I bambini si annoiano perché dopo aver ripetuto tutta una serie di azioni che per loro costituiscono un gioco, una scoperta, una ricerca, finiscono col non trovare più interessante e divertente quel gioco, quella ricerca, quella scoperta. Come dire, adesso abbiamo capito come funziona e vorrei qualche altra cosa che mi interessasse e mi coinvolgesse. Allora io credo che è molto importante anzitutto che gli adulti intorno ai bambini non si annoiino, cioè che non diano l'esempio di una noia, di una stanchezza, di una inattività che però è piena di frustrazione, è piena di insoddisfazione. E dall'altra parte, che se i bambini manifestano la noia per qualcosa, trovino gli adulti a stimolarli con qualcosa che può accendere la loro fantasia, la loro curiosità, il loro interesse. Ecco, l'interesse dei bambini, soprattutto dei bambini molto intelligenti, molto. Mi viene in mente un bellissimo libro di Alice Miller, Il disagio del bambino superdotato, proprio perché rapidamente possono consumare una serie di esperienze, di comprendere una serie di cose, per cui cessa quell'interesse che spinge a ricercare, ad approfondire. Ecco, bisogna che gli adulti mettano in condizione i bambini e i bambini stessi vengano educati quando hanno finito di consumare qualche cosa che ormai è diventata ripetitiva e non gli interessa più, di trovare nuovi interessi. Ma per far questo bisogna osservare e canalizzare tutti gli interessi dei bambini, cioè chi ama tracciare, pitturare, chi ama leggere, chi vuole ballare, chi adora la musica, chi purtroppo è troppo spesso collegato al virtuale. Ecco, canalizzare interessi, chi vuol fare ginnastica, chi inventa e fa poesie. Ecco, trovare il canale creativo e il canale di ricerca che può interessare ai bambini. A quel punto la noia passa e semmai rimane l'ozio creativo.